No, io lo ammiro, Cassius Clay, lo giuro. Quello che ammiro è che nel suo sport c'è un elemento di vero combattimento. Quando Cassius Clay incontra Sonny Liston sul ring, quelli non sono due atleti che posano. Quello è combattere. Due uomini che cercano di uccidersi l'un l'altro. Se non lo abbatti, ti uccide. Non è più un gesto atletico. Non è più Wide World of Sports, no? Sono due guerrieri che si danno battaglia. Questo è ciò che io ammiro. Nei tornei di arti marziali non vogliono che combatti, così è davvero frustrante. Tu stai di fronte a un altro e vorresti solo dargliela. Ma non puoi. E sei costretto a questa messa in scena patetica e puerile. Cassius Clay, Sonny Liston, Joe Louis. Il nero che boxa e il bianco della kickboxing è un coglione. Loro fanno quello che ci vuole per vincere. Scatenano tutta la potenza che hanno per sconfiggere l'avversario. Ma nei tornei di arti marziali io, come loro, combatto per vincere. Io scateno tutta la mia potenza. Arrivo a uccidere. Se incontrassi Cassius Clay, chi vincerebbe? Beh, non capiterà mai. Ma se capitasse, che succederebbe? Lo renderei storpio. Ehi, tu. Come ti chiami? Io? Sì, tu. Mi chiamo Cliff. Controfigura di Rick Dalton. Stuntman? Sì. Sei belloccio per essere uno stuntman. Me lo dicono tutti. Allora, ho detto qualcosa che fa ridere, stuntman? Sì, qualcosa sì. Quale cosa? Senti, amico, io non voglio guai. Sono qui per lavorare. Ma tu ridi per quello che dico. Ma io non parlo per fare ridere, quindi cos'è che ti fa ridere? La cosa è che... tu sei un ometto con la bocca larga e la miccia corta. E ti dovresti vergognare prima di insinuare di essere qualcosa di più di una macchia dietro ai pantaloncini di Cassius Clay. Fratello, sei tu quello con la bocca larga. E ci godrei tanto a chiuderla, in specie davanti a tutti i miei amici. Ma le mie mani sono registrate come armi letali. E perciò, se ora litighiamo e non volendo ti uccido, finisco in carcere. Chiunque litighi e non volendo uccide qualcun altro finisce in carcere. È omicidio colposo. Questa stronzata delle armi letali, io dico che è solo una scusa che voi ballerini usate per non litigare. Ok. Che te ne pare di un amichevole? Niente pugni in faccia. Due su tre. Il primo che atterra l'altro vince. Non proviamo a farci male, solo chi finisce sulle chiappe. È un'idea geniale, Cato. Guarda, Bruce, che quello è famoso. Quello là? Per cosa? Ha ucciso la moglie e l'ha fatta franca. Quello là? Quello là. Non male, Cato. Riprovaci. Qui. Ehi, deficiente, lui è il protagonista della serie. Come cazzo ti viene? Hai ragione, Janet, mi dispiace tanto. Hai ragione, Janet, la minchia, pirla. Ehi, novità, babe?
La novità, Randy, è che questo coglione sfigato moglicida del tuo amico stava rompendo il culo a Bruce. Cosa? Ciao, Randy. Cliff, che cazzo fai, amico? Voglio chiarire che nessuno rompe il culo a Bruce. Era un amichevole, è riuscito appena a toccarmi. Io dico che quell'auto la racconta diversamente. Oh, mio Dio, ma che cazzo hai combinato alla mia auto? Che cazzo hai combinato alla sua auto? Beh, ci ha tirato contro questo stronzo, però non lo sapevo che era sua. Levati quel costume! Prendi la tua roba e vai a farti fottere! Janet! Che vuoi? Ci penso io adesso! Che cazzo pensaci, Randy? Cliff, levati quel costume, prendi la tua roba e vai a farti fottere. Non ha torto.